una serata a chiare tinte viola. Nei chiostri di San Domenico, grazie all'impeccabile organizzazione del gruppo storico San Domenico, è andato in scena un piacevole dibattito che ha inteso rievocare le gesta della Fiorentina Yeye, capace di vincere il titolo nazionale. Ci ricordiamo un po' del passato questa sera, abbiamo così deciso di partecipare a questo evento, ricordando un po' quello che è successo negli anni 60, 70 e 80. E abbiamo anche dei campioni d'Italia del 69 questa sera. Io, diciamo, gli anni successivi ho sempre giocato nella Fiorentina dal 72 all'87, quindi un bel revival questa sera per la città di Prato e per i tifosi della Fiorentina. Intervistati nelle vesti di moderatore da Gianni De Magistris, quattro grandi protagonisti della storia della Fiorentina: il capitano per antonomasia Giancarlo Antonioni, l'immarcabile Luciano Chiarugi, l'eclettico Claudio Merlo e il rocciuto Ciccio Esposito, quattro pezzi di storia viola. Prato ha un cuore viola. Sì, non sembrerebbe, ma di solito sono a Firenze, invece anche a Prato ci sono molti tifosi viola. Questo fa piacere. Sono anche tifosi di altre squadre, però Prato è qua vicino, Firenze, quindi c'è sempre un connubio importante tra le due città. Una serata piacevole con tanti aneddoti e tante gag nel ricordo di una Fiorentina che ha lasciato davvero un ricordo indelebile nella mente dei tifosi viola.